Allora, iniziamo in Sound Mind. Come vi dicevo, è un horror psicologico in prima persona con tante fasi esplorative, un po' come tanti indie appunto di questo genere, ecco, con sequenze action, quindi presumo ci sia anche una sorta di meccanica dove si spara per l'appunto, ma non ne sono sicuro, staremo a vedere, ecco. Fatto sta che è comunque un gioco recepito molto molto bene dalla pubblica e dalla pubblica, si volevo dire dal pubblico e dalla critica. Ecco, è venuto fuori un incrocio che era pubblica per l'appunto. Detto questo, nuova partita, eppure in italiano cosa vogliamo di più, eh? Nuova partita. Purtroppo con il lavoro, lo so, ma non ti preoccupare, cioè Prime, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Però, fidati, se ti capita l'occasione, passa sul Discord, veramente. Non so se te l'ho mai detto, magari ci sei già, non lo so, onestamente, però buttaci un occhio. Normale, un'esperienza bilanciata, stessa storia, più azione. Ok, difficile, una vera esperienza di sopravvivenza horror per i giocatori più esperti. Ovviamente no. Facciamo normale e dopo, se ci piace tanto il gioco, un domani vediamo. Riproduzione nastro in corso. Sto guardando se c'è tutto, mi verrebbe da dire di sì. Ok, buono. È tutto viola là sopra, incredibile. Però ho la luce rossa qua. Verde, blu e viola. Azzurrino e viola. Facciamo così, dai. E qui c'è il gatto di Stray in basso a destra, avete visto? We Create Stuff. Questo è lo studio di sviluppo del gioco, eh. E sembra abbia fatto un lavoro davvero, davvero buono. Modus è il publisher. Modus Games. Buona visione. They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Ecco, al contrario di Fobia che abbiamo finito ieri, questo è molto più psicologico, ecco, quindi aspettatevi ambientazioni più oniriche, diciamo, più astratte, eccetera, eccetera. Il che è per dare un po' un cambio a quello che abbiamo giocato di recente, insomma, vediamo. E infatti già l'incipit è molto criptico, eh. Seminterrato. Allora, WSD, ok. Scopri cosa sta succedendo. Allora, vediamo. Guardati intorno, va bene. Possiamo aprire un po' tutto qua? No, no, no. Non come in Fobia, in pratica, eh. Vabbè, utile a sapersi. Ogni tanto c'è dello stuttering, avete visto che si blocca tipo l'immagine, tipo per 0,001 secondi. E raccogli e interagisci. Allora, attiva e disattiva testo. Catastrofe, dimenticati tutto. La vita come la conoscevi non esiste più ormai. Tutti gli indicatori indicano di rimanere all'interno. Ok, chiudi. E qua, come vi dicevo, ecco, nel 90% dei giochi si interagisce con E. In Fobia, per un qualche strano motivo, con E usavamo Medikit. Ecco perché mi sbagliavo sempre e costantemente, Va bene, dai. Qua c'è un qualcosa, però, vediamo. Però qua è irraggiungibile per il momento. Mi sembra una città allagata da uno tsunami. Sì, effettivamente sì. Così a primo avviso sembrava quello, sembrava quello. Però credo sia più astratta come cosa. O magari mi sbaglio, adesso vediamo, Corridoio di servizio. Salta. Ok. Tab, apre inventario. Oggetto precedente, oggetto successivo. Interagisce con oggetto chiuso. Ok. Velocità, salute, furtività, resistenza in basso a sinistra, Quindi abbiamo anche delle statistiche. È un pelo più complesso, credo, questo qua rispetto a Fobia. Maiuscolo sinistro scatta. Che faccia male questo? No, pare di no in realtà. Che bei colori. Oh là là. Direi che è meglio evitare. Andiamo di qua, ragazzi, vediamo. Ok, va bene. I movimenti sono molto più fluidi, di Fobia. Cioè, questo qua mi sembra che trasmette più qualità, ad esempio, nonostante il prezzo fosse lo stesso al lancio, 30 euro. Si vede che qua c'è un po' più esperienza dietro. Lo stiamo giocando in postazioni grafiche al massimo, quindi più di così non è possibile,
per chi volesse saperlo nel caso ipoteticamente vogliete giocarlo. Torcia, una vecchia torcia, speriamo ci siano abbastanza batterie in giro. Ai. Perché non posso spegnerla? Ah, così con il click, ok. A romperlo con qualcosa e... va bene. Andiamo verso il buio, direi. Avanti. Ah no, una sedia. Hello, ciao. Qua purtroppo non possiamo per il momento, ci facciamo male. It's locked. There's a keyhole. Ok. Stanza da lavoro. Ecco, già questo è molto più buio, eh. Spegniamo la luce, dato che più 10% di batteria, ok. Chiave del corridoio. Ecco, il fatto che tutto non si apra come nel gioco di ieri è un po' più rilassante da un certo punto di vista, eh. Questo tavolo da lavoro è a disposizione di tutti i residenti, è vietato l'uso esterno. La direzione non è responsabile per qualsiasi danno fisico potreste provocarvi. Fate attenzione, per favore, non portate gli attrezzi fuori da questa stanza. Il sovrintendente. Ma niente. I can probably assemble something here. Ah, ok. Ciao Paolo, ti sei divertito? Qua io direi di lasciare stare, non posso assemblare nulla per il momento, non ho oggetti, per cui via. Bene, bene, sono contento. Chiave del corridoio, usa. Perfetto. E invece l'inventario è più bruttino rispetto a quello di fobia. Vabbè, insomma, non si può essere perfetti. Le perdite di gas sono pericolose per la salute. Se vedete o sentite una perdita di gas proveniente dal locale caldaia, andatevene immediatamente e avvisatemi. Il sovrintendente. Chiuso. Questa è una maschera antigas, anche qua. Va bene, dai, ok. Questa è aperta. Regolamento del seminterrato. Il seminterrato è aperto 24 ore su 24 solo per i residenti. Vietato l'ingresso agli ospiti. Il condominio non è responsabile per qualsiasi oggetto lasciato nelle tasche e rovinato durante il bucato. Gli attrezzi da lavoro devono rimanere all'interno della sala di lavoro. Qualsiasi oggetto lasciato dimenticato nel seminterrato rimarrà qui fino al vostro ritorno. Ok. Un'altra pila. E questo qua ha funzionato? Direi di sì. Va bene. Qua non si può attraversare. È irrealisticamente resistente. Ah. Va bene, allora di qua si è bloccato, per cui secondo me... vediamo se ci cade in testa. Ok. Quindi abbiamo già due cose da rompere. Una qui. E una indietro dove abbiamo trovato la torcia. Andiamo qua dentro, detto. Residenti. Di recente alcune lavatrici vanno in cortocircuito. Per fortuna i fusibili necessari sono universali. Tuttavia, se dovessero smettere di funzionare di nuovo, non cercate di ripararle e chiamatemi. Il sovrintendente. È un grande fusibile elettrico. A me. Intanto nella lavatrice non serve a nulla. Qua possiamo andare. Una torcia. Vuoi vedere che forse il fusibile va messo qua dentro, mi sa. Sei un ficcanaso, vero? Bene. E... boh, guardiamoci attorno. Qua il fusibile non ci va, vero? Ah, eccolo qua, porca miseria. Però devo scappare velocemente, immagino. It's a fuse box. Tipo... ok, tipo che mi sono fatto male di 21. Porca miseria. Va bene, dai. Ciao, King! Spicy! Troppi King in chat, troppi King in chat.
Va bene, qua si è rotto e purtroppo non ho oggetti per fare queste cose, per cui mi sa che qua ci torneremo. Ma che bei colori che sto gioco, in certi punti. Andiamo avanti. Allora, piano B. Piano qua, niente. Manca il pulsante anche qua, porca miseria, neanche farlo apposta, va bene. Andiamo al piano B, che presumo sia questo. Andiamo al piano 2. Devi trovare una chiave. Sì, per quella porta lì. Yes. E anche degli oggetti per rompere. Esplori il secondo piano. Full batteria. Più 5 HP. Ok. Che ho perso proprio per colpa di quel cazzo di ascensore. In realtà io ero pronto a scappare velocemente. Però mi ha schiacciato un po' la testa. Vabbè. Ma niente. 4, 7, 5 mi verrebbe da dire. 707? Ma come? 420. Niente. Si sente bene, si vede bene, sì, eh. Spero. Non risponde nessuno. In Sound Mind. Beh, carina. Carino come prologo, eh. È il nome del gioco quello. Qua fuori dalla finestra. Figo. Figo. E qua si è sbloccato un corridoio che 2 secondi fa non c'era, tipo. Il tuo ufficio. Allora, adesso ci andiamo lì, sapete? C'è anche la stamina, ho visto. Va bene. Sì, l'ho visto, l'ho visto. C'era il gatto con gli occhi super luminosi, eh? Super luminosi. There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath, as you try to make sense of your reality and the gravity it carries, pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. È simpatico questo. Secondo me è il nostro gatto che si chiama Tonia. Quello lì che avete visto per l'appunto. Tonia, che nome particolare. It's my tape player. Ok, non ho nulla da mettere qua. Questo non si apre. E non vedo altri oggetti qua, onestamente, eh. This stuff is unnaturally strong. Ok. Boh, torniamo indietro. Qua è cambiato, eh. Qua è cambiato. Era molto più lungo prima. Andiamo verso la luce. Casa tua. Cari residenti, noi della Meyer Pharmaceuticals volevamo prenderci il tempo di ringraziarvi per il vostro continuo sostegno alla nostra azienda e al nostro nuovo centro di distribuzione qui a Milton Haven. La vostra salute e sicurezza sono la nostra prima preoccupazione, non solo come azienda, ma anche come vicini. Per ulteriori informazioni su ciò che la Meyer Pharmaceuticals sta facendo nel vostro quartiere, non esitate a chiamare il numero 1-800-MEYER o a inviarci un'email con qualsiasi commento o domanda all'indirizzo vicinato pharma@meyer.bla bla bla. Grazie e buona giornata, Dipartimento per il Marketing e la Sensibilizzazione della Comunità. Ok, chiudi. 94.
Ma in chat solo Valerio ha visto il gatto, no, vero? Perché vi ha chiesto se l'avete visto, nessuno gli ha risposto, poverino. Forza, su, parlate un po' fra di voi anche, eh. Un audio cassetta bianca, l'ho registrata io, deve essere così. Dopo la sentiamo. Mettiamolo giù. Inutile. Milton Haven Emergency Broadcast System. Non promette bene. Suoniamo. Sei su Pokémon Go? Ah, ok, ok, va bene, va bene. Il remake, secondo me più che un remake è un reboot, sai? Nel senso che gli danno un nuovo inizio a Alone in the Dark. E onestamente, boh, non mi dice nulla, mi pare un po' economico come gioco, però staremo a vedere, dai. Staremo a vedere, eh. Tutti i giochi di THQ Nordic mi sembrano un po' economici, se devo essere sincero. Non c'è quel AAA che ti fa sbavare, ecco. Non lo so. All'apparenza sono tutti giochi da 6,5, 7, 7,5, volendo proprio esagerare. E abbiamo preso una cassetta, andiamo al mio ufficio, direi. Credo. Poi... Ah, ma ho confuso il corridoio, ma come? Boh, va bene, dai. It's my tape player. No, intendeva Alone in the Dark. L'horror. Beh. Non mi sembra che funzioni molto. Che cazzo? Esatto, esatto, esattamente. Quello lì, quello lì. È solo che bisogna interpretare delle volte. Per il momento è criptico, come dicevo prima. Cioè, non ci dicono un cazzo, boh. Affascinante, fa molta atmosfera. Boh. Registrazione Desmond. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Andiamo avanti. L'atmosfera è accattivante. Sì, 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 sì. Sì, sì. Il cielo è super stellato, di tanti colori. Noi scattiamo. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are... Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Hanno preso il permesso, ah, sì, sì, più o meno, più o meno. Sì, sì. Desmond. Desmond c'era anche nella serie TV Lost. Me lo ricorderò sempre, va bene. Cosa fede 4, 8, 15, 16, 23, 42? Cos'è? Ma sono negli anni 80 o 90? C'è una registratore a cassette tecnico la rotella dei numeri TV tubo catodico? Potrebbe essere nel passato, non lo so, non lo so. Non lo so. C'era qualche riferimento nelle date? Mi sembrava di no, se devo essere sincero. Poi, boh. Boh. Ah, i numeri di Desmond. Di Lost, sì, sì, ho capito, ho capito. Non me li ricordavo.
un bel telefilm. Ok. Riproduzione nastro in corso. Qua ad esempio la mappa credo sia molto più semplice rispetto a Fobia, per fortuna. Perché una mappa ingarbugliata come quella, veramente, boh. Un bel gatto bianco. How? I mean, hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? Ma right. Grazie mille, Tonia. Good kitty. Gioco dell'anno 10-10. Achievement. Good kitty. Ma forse questa qua era una presa per il culo per Stray, non lo so, boh. Forse per il primo piano. Pulsante ascensore, bene. Ma chi è che accende sempre la torcia? In automatico, boh. Sarà che sono abituato al gioco di ieri, forse. Basta, usciamo. L'ascensore è di là, vai. Il telefono rosso. Do you know how a Rorschach test works? I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Sì, sì, la torcia si consuma qua, Infatti... Infatti prendevamo pile in giro prima. Porca puttana, ma che cazzo? Ah no, scusate, ho... Vabbè, ok. Vaffanculo. Ma va a cagare, cioè dalla paura ho premuto tipo Alt, Windows e qualcos'altro, mi ha chiuso il gioco eccetera eccetera, ma vaffanculo va. Va bene dai, davvero sono finito nella schermata del desktop. Va a cagare, perché mi sembrava di farcela, invece niente. Abbiamo qui. Se stai leggendo significa che avevo ragione. In questo caso carrello secondo piano, sopra distributore automatico, canna, stanza della manutenzione al primo piano, sotto al tavolo, calcio seminterrato, dietro la lavatrice centrale. Ci copriamo le spalle a vicenda. Ok. No, dove? Ah, sono proprio pezzi di una pistola. Secondo piano, sopra distributore automatico. Ho capito, 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 capito. Ciao Giuseppe. Allora, batteria, 10 HP e basta, perché l'altra batteria non mi serve per il momento. Allora, eccole lì, eccole lì, eccole lì. Un po' di roba da prendere. 10 HP, perfetto. E torniamo indietro. Ma niente. Telefono, niente. No signal. No signal, noi siamo usciti da qua, va bene. Va niente, quindi siamo al primo piano. E al primo piano cosa abbiamo? Stanza della manutenzione, sotto al tavolo, canna della pistola. Ok. Stanza della manutenzione, ragazzi, eh. Beh, più chiaro di così. Sotto al tavolo. Ok. Quindi ci sono le armi da fuoco, direi, eh. Il che mi piace. Anche questo? E quindi? Bisogna fare un giro largo. Proviamo di qua a sto punto. Però mi serve qualcosa per rompere queste cose. Magari lo troviamo qui dentro?
Appartamento di Virginia. Ai nostri cari clienti. Ci dispiace informarvi che chiuderemo il nostro negozio alla fine di questa settimana. Sfortunatamente non possiamo più competere con le grandi catene di supermercati che hanno invaso la nostra piccola città. Desideriamo ringraziarvi per il vostro sostegno e vi invitiamo alla nostra vendita straordinaria per cessata attività che si svolgerà questo giovedì. Mantieni la tua eleganza, Milton Haven. Drogheria Frutteto dell'Eden. Qualcuno di voi ragazzi l'ha mai giocato questo gioco o l'ha comunque intravisto da qualche parte? Intravisto, si è informato a riguardo o completamente nuovo? Una batteria. Facciamo stare. 10 HP, ok. Niente da fare. Batteria la lasciamo lì per dopo, semmai ci ritorneremo. Nuovo per voi, bene bene, sono contento, sono contento. Carissima, ho iniziato a scriverti delle lettere perché non rispondi al telefono. Sono sorpreso di non sentire la segreteria telefonica che ti abbiamo comprato. È rotta? Tuo padre ha insistito perché ti mandassimo i soldi per la bolletta della luce e anche se sai che ti voglio bene e ti sosterrò per sempre, non voglio incoraggiarti a supplicarti per i soldi ogni due mesi. Devi trovare qualcosa che ti faccia guadagnare di più. Vendere giocattoli è un lavoro di nicchia. Hai sempre avuto una grande e bella personalità, forse potresti usarla a tuo vantaggio in qualche modo. A ogni modo, ti mando tanto, tanto, tanto amore. Per favore rispondi al telefono, mamma, papà e Freddy. Freddy di FNAF, no scherzo. Inquietantissimo. E qua abbiamo letto, vero? Sì, qua c'è una batteria, niente. Sembra che si possa tagliare, guardiamo di qua. Non rimanere a letto. Registrazione Virginia, ok. Seta di Virginia Rule. Avvolge il coltello in un velo di seta e lo porge in dono con l'anima cheta. Gracchia la frase, siamo belle donne, mandandomi via con l'anima insonne. Sono morti i suoi sogni, può prendersi i miei. Mi chiedo se dorma la notte costei. I miei sogni sono incubi, lame di coltello che squarciano le seta sul ricamo più bello. Ah. Ospedale Never Lose Hope. I pagamenti possono essere effettuati settimanalmente in anticipo. Pagamento emesso da Gemma Rule. $108.75 per punti Virginia Rule. Ok, un giorno $28 al giorno. Sala operatore 60, medicinali, forniture totale. Dottor Pinsky. Allora, parlava di seta, eh? Quindi io direi di trovare un coltello forse da qualche parte. Penso io, ma io non vedo seta qua. Ma proverei a tornare indietro a sto punto. Se avessi qualcosa, Vai chiuso. Fa niente. Ciao Gorion. Allora. It's unrealistically durable. Niente, io direi di uscire. Perché qua non vedo altre cose da fare, veramente. Strano, mi aspettavo molto di più, in questa stanza. Mi aspettavo qualcosa per tagliare, per esempio. Che non ho trovato, a quanto pare. Cosa abbiamo qua? Registrazione di Virginia. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication, absolution. Vedetta, vabbè. Vendetta. Una batteria, vabbè, no. Ma io direi di cambiare piano a sto punto e di provare a sentire la registrazione di Virginia, perché qua non abbiamo altro. Non c'è altro per il momento, Finché ne possiamo tagliare i nastri della polizia, ad esempio. Un HP. Vabbè, ok. Andiamo primo piano? No, questo è il primo piano. Andiamo al secondo piano. Questo gioco l'hai sempre voluto provare. Ne parlano molto bene, per cui vediamo un attimo.
Vediamo un attimo, io lo gioco, però voglio dire, spero bene, dai, spero bene. Per il momento è intrippante, direi. Ancora? I know those few karate lessons you took in college gave you the impression that you can fight your way through life with nothing but your bare hands. But reality begs to differ. Arm yourself, Desmond. Trust me. I'm a doctor. Ma quindi è diverso, eh? Prima era aperto qua, adesso è bloccato. Pistola più barile, esplosione. Va bene. Ci serve una pistola. Allora, trova il calcio della pistola seminterrato dietro la lavatrice. Andiamo lì. Sì, sì, Paolo. Ho visto. Adesso ci andiamo, dai. Ci andiamo. Pensavo di poter sentire la registrazione di Virginia. A quanto pare no, perché si è bloccata la strada. Va bene. Ciao, Scalo. Un altro bel indie horror. Sì. Sì, però quando facevo Fobia sei mancato, porca miseria. Ti sei perso un gioco, non dico bellissimo, però piuttosto bello, dai. Piuttosto bello. E infatti Discord, porca miseria, che c'hai anche un bel ruolo là. Allora, sotto la lavatrice abbiamo detto, mi pare. Ah, forse è qua. Rapidoxina, aumenta la tua velocità ogni 3 pillole. Che figata, i potenziamenti così. Vecchio stile, si accumulano. Che sia qua la pistola? È un quadro elettrico. Fermi tutti. Ma eh sì. Vediamo se riusciamo a riprenderci il fusibile. Perfetto. Vediamo. Ciao Carmine. Vediamo. Oh, got it. Quindi a forza di vibrare mi apre il passaggio. Eccolo qua, calcio della pistola. Basta vibrare. Mi serve il fusibile per l'elevatore, cazzo. Vabbè, lei si fermerà qua, immagino. Figo. Bene. E no, è di qua. Perfetto. Allora, un pezzo trovato. Poi raccogli tutte le pillole nell'edificio, 23 rimaste. Ma è possibile che quella lì fosse la prima? Vabbè, ok. Poi trova la canna della pistola, stanza della manutenzione al primo piano. Però non si poteva. Carrello della pistola al secondo piano, sopra distributore automatico. Ah, allora forse possiamo arrivarci sopra distributore automatico. Non avevo letto. Vediamo. Perché effettivamente è bloccata la strada, però evidentemente il distributore è un po' prima. Controlliamo bene. Qui non ne vedo il distributore. Vediamo un attimo. Ah, qua. No, non è vero. Qua. Perfetto. Ci manca stanza della manutenzione. Poi prendi la maschera antigas. L'hai bloccato. Niente, stanza della manutenzione. Però prima era irraggiungibile. Forse ci sono dei modi paralleli. Ah, primo piano. Sbagliato. Vabbè, dai. Ok. Mi voglio togliere qualche sassolino dalla scarpa in queste settimane, eh. Qualche indie horror lo gioco volentieri. Questo sarà uno dei tanti che vedrete, perché ne ho veramente tanti. E il bello di questi giochi è che sono anche relativamente corti. Quindi sono impegnativi, ma non così tanto, insomma. Allora, stanza della manutenzione, abbiamo detto. Ok.
è bloccata dall'altro lato. A meno che sotto al tavolo. Ah, qua forse? Ah, ecco perché assembla la pistola sul tavolo da lavoro nel seminterrato. In vista di Outlast, Outlast è un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere. Non è detto che arrivi. Arriverà prima o poi, da quell'ingrandirsi del canale. Anche perché non è Outlast, è la maratona di Outlast. Quindi è una roba piuttosto impegnativa, direi. Piuttosto impegnativa. Seminterrato. Mi incuriosisce anche quello, Poi vedremo. Allora, il seminterrato. Il tavolo per assemblare. Ma dove stiamo andando qua? Locale rifiuti. Diamo tempo al tempo. Ma perché premo sempre Windows? Ah, ecco perché, ok. Ho visto, scusate, fate finta di niente, Sono un po' rincotrinco delle volte. Allora, fermi tutti, io stavo andando di qua. Allora, di qua. Ma c'è la sedia. Magazzino. Ah, qua si poteva rompere, va bene. Qua lasciamo stare. Di qua non c'ero mica andato prima, Allora, e qua cosa c'è scritto? Ah sì, l'ho letto prima. Canna della pistola. Calcio della pistola. Carrello. Perfetto. Vecchia ma affidabile. Vecchia ma affidabile, boh. È da un sacco di tempo che non sparo con una di queste. 8 colpi. Mirino metallico. Berserker, l'ho droppato? No, non l'ho droppato. Lo gioco quando lo gioco, non l'ho droppato. Ah, posso fare luce contemporaneamente, però... No, non è vero, non contemporaneamente. Da qui sono arrivato, va bene. Ma secondo voi che debba rompere le grate metalliche con la pistola? No, impossibile, dai. Impossibile, però qua possiamo già inaugurarla, che c'era un barile. Eccolo qua. Da opportuna distanza. Ok. Aumenta la tua furtività ogni 3 pillole. Berseria, è più da pomeriggio? Sì. No, Berseria sono arrivato a 20 ore di gioco. 20 ore di gioco. Poi c'è da dire che... Non sei sempre presente, per cui diciamo che alcune volte ti è sfuggito, dai. Sto alternando 3 giochi nel canale, bene o male, sì. Berseria, Sleeping Dogs. Fobia che ho finito. Va bene. Qua non c'è niente da rompere, andiamo di qua. Qua a posto. Andiamo su. Allora, un barile è sicuramente al secondo piano, Per andare verso l'ufficio. Qua niente. Proviamo a guardare anche il primo piano. Quanto è stato difficile Fobia alla fine. Cioè, intendi come parte finale oppure alla fine di tutto, vuoi dire? È Lollipop, esatto. Lollipop mi ero fermato un attimo perché c'è il controller che rompe i coglioni. Quello sì. I controller della 360 che purtroppo sono difettosi, ecco. Alla fine di tutto in generale. Allora, come gameplay non era difficile, però le mappe, la mappa in generale, insomma le varie ambientazioni veramente molto... Molto intrigate, ecco, molto intrigate. Aumenta la tua resistenza ogni 3 pillole, va bene. Un po' troppo, direi. Un po' troppo. Più che altro su Fobia la parte peggiore è sicuramente
La parte di shooting, ecco. La parte dei combattimenti nemici. Ma come? Vabbè, mi sono portato avanti, ma non è servito a nulla. Qua è chiuso. Qua non c'è niente. Più due di batterie, vabbè, potevo risparmiarmela. Andiamo su. Questa notte con Sleeping Dogs ho fatto quella. Questa notte con Sleeping Dogs ho fatto delle missioni allucinanti. Meravigliose, meravigliose. Io avrò giocato in vita mia, penso, a un 300-400 titoli. Più o meno, sì, dai. E no, credo anche di più di quando ho fatto YouTube. Però ho giocato bene 300-400, sì. E ha delle sequenze action tra le più belle che io abbia mai visto. Veramente bello. Veramente bello. Sentiamo il nastro di Virginia. Ho sbagliato in realtà, Time to play another tape. Ok, prendi la maschera antigas dal locale caldaia. Dopo. E quindi ogni volta che noi ascoltiamo un nastro ci porta praticamente in questo luogo astratto, diciamo, dove possiamo realmente ascoltare il nastro. Carina come cosa. Devo dire carina. Poi c'è questo viola predominante in questo gioco, un po' come se fosse la mia libreria qua dietro. Viola anche qui. Registrazione Virginia. Just sad, you know? It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? No. Changes like these can be uncomfortable. Eden's Grove was certainly a staple of the community. Shopping di traguardi. Ok. C'era l'obiettivo di spingere il carrellino in acqua, va bene. Direi che l'obiettivo è quello. Ma noi vogliamo andare qua prima. Sleeping Dogs, le quest dello scienziato pazzo, non le ho ancora trovate. No, 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 le sto facendo tutte, ma quelle lì non le ho ancora trovate. È un DLC oppure nel gioco base? Ho fatto il matrimonio di Winston, senza fare spoiler, che spettacolo, mamma mia. Assurdo. Però di qua... Come ci si arriva là? Controlliamo meglio. One way, di qua. C'è un pezzo di strada e non l'ho visto? Sì. Work on our exercises in small and timely steps.
can see you're getting nervous. That's okay. Sì, ma quindi le quest dello scienziato sono nel gioco base oppure nelle espansioni? Perché al momento sto cercando di fare tutto ma non le mica trovate quelle lì, eh. Gioco base, ok. What if it overwhelms me? We focus on the breath. Remember, you can call me if you need to. È molto lunga questa registrazione di Virginia, eh. Poi è un paziente morto, hanno detto prima. Sarebbe bello buttare i carrelli in acqua. Contro le auto, vediamo se suona qualche allarme. Non mi pare. E qua è la fine. Quindi la narrazione ci è raccontata anche tramite i nastri. Cioè qua il nastro non è classico collezionabile, è proprio un pezzo di gioco. Homa Mart. Poi... che è dove stavamo andando, diciamo, prima. Eh sì. This stuff is unnaturally strong. Bagno degli uomini. It's a lock with a coin slot. Ok. Ah, c'è un qualcosa lì che devo prendere, però prima devo sbloccare i carrelli con la moneta. Esattamente. Che succede? È una mia impressione o queste porte sanno quando non sto guardando? Chiama il tizio delle porte e fagliele aggiustare subito. Sono sommerso dalle scartoffie per colpa di queste indagini, Anderson. Carina come cosa. Ui. Entrata. È molto più buio come gioco questo, eh. Anche troppo per i miei gusti. Photo clock. It's a coin slot. Anche qua. Va bene. Homa Mart, prezzi bassi garantiti, un anno di garanzia, TV Bonobo con VCR, VCR integrato, sì. Video registratore in pratica, risparmio fino al 30%. Ok. This stuff is unnaturally strong. Io ci provo sempre, ovviamente. Che cazzo è quel robo là? Stava canticchiando poi, tipo sirena. Vabbè, andiamo, non ho altre scelte, direi. Una batteria, quante ne abbiamo? 95, no, lo usiamo dopo, dai. Agenti, per la vostra sicurezza fate molta attenzione a passare dietro il nastro giallo e sulle scene del crimine. In giro ci sono molti oggetti affilati e schegge di vetro. Dopo, vabbè, dai, prendiamola, se no mi dimentico. Che cazzo è stato? Corsia generale. C'è un'atmosfera inquietante in questo posto dopo l'incidente. Qualcosa aleggia qui intorno. E come mai ci sono tutti questi specchi in giro? Ma non sarà mica una boss fight?
Eh? Che cazzo devo fare io qua? Attira l'osservatrice verso quattro specchi. Ah, oddio. Frammento di specchio. Un frammento di specchio riflettente e affilato. Sharp as a knife. Ah, questo serve per tagliare i cosi. Bene. Avvicina lo specchio rotto. Può vedere molto più di quanto tu abbia mai visto. Guarda nello specchio, guarda in faccia le tue paure. Guarda dietro di te. Ah. It's a fuse box. È una boss fight allora. Che cazzo? È là la ceffa? Penserei di sì. Munizioni. Interessante, eh? Dobbiamo attirarla però. Vabbè, a sto punto apriamo tutti i passaggi. Non credo che lo giocheremo. Vieni qua. Porca troia, che paura. Vabbè, ok. Questo gioco non fa per te, Gorion. Fidati, fidati. Neanche per me, forse. Beh, è più pauroso di quello di ieri, secondo me. Dopo, vabbè, va un po' a gusti, dai. Cosa abbiamo qui? It's the item scanner. È lo scanner di articoli. Per prendere due piccioni con una fava, vogliamo combinare la vendita della nostra nuova collezione di cartoline con le nostre monete Home Mart appena coniate. Spendendo determinati importi in cartoline, i clienti riceveranno una moneta Home Mart alla cassa. Una bella trovata, vero? Le vostre somme individuali sono scritte sotto i vostri registratori di cassa. Cartoline in vendita. Cartolina Home Mart, corsia generale accanto alle casse. Cartolina Punta Icaro, corsia generale accanto all'elettronica. Cartolina Meyer, entrata accanto alla cabina per fototessere. Cartolina Elysium State Park, corsia carne e latticini. Lo stesso oggetto può essere fatto passare più volte. Quindi in pratica fatemi capire un attimo. Per trovare oggetti e minacce importanti. Oddio. Ok. Reset. In pratica dobbiamo prendere una moneta per ogni cassa facendo passare un tot di oggetti che troviamo quei posti di macchie. Cazzo. 5 dollari. Ah, ok. E qua cosa c'è scritto invece? 4 dollari. Che figata. Ma gli specchi servono per allarmare volutamente il mostro, secondo voi? The door to the east wing is locked. Ok. A causa di un incidente, Home Mart è temporaneamente chiuso al pubblico. Ci scusiamo per l'inconveniente e riapriremo presto. Però da qui è da dove sono venuto, vero? Evidentemente mi ero perso il foglietto. Qua ci va una moneta che non abbiamo. Altri tre specchi, eh. Cartolina Home Mart. L'etichetta dice 2 dollari. Punti azzurri, punti gialli. Ah, rimangono illuminati per un po'. Figo. Molto figo. E infatti vedete, gli oggetti chiavi che sono monete rimangono in vista per un po'. Assurdo. Questo qua azzurro che cos'è, per esempio? Dov'è lo specchio? Dov'è lo specchio? Dov'è lo specchio? Vabbè, ok, se non vedo lo specchio, cazzo. Prendi la cartolina, dai, to.
La mamma puttana. Allora, vediamo un attimo. Dove cazzo è lo specchio? Qua c'è chiaramente il nemico, va bene, perfetto. Qua ce n'è uno rotto, quindi non va bene. Merda. Allora, fermi tutti. Cos'è quella roba lì rossa? Lo specchio rosso, ma che cazzo? Chiave dell'ala est? Ah! Ma porca vacca. Allora ci sono altri specchi nell'ala est. Che è di qua. The door to the east wing is locked. Oh, it fits. Sembra bello, eh. No, è bello, dai, è bello. Non è che sembra. Looks fragile. Sembra fragile. Ah, sì? Beh, vabbè, ok. Batteria. Rapporto sull'incidente dipartimento dello sceriffo di Milton Haven. Data rapporto, luogo, Home Mart, contatto Anderson Parkin. Nome Virginia Rule. Descrizione: mercoledì pomeriggio il dipartimento dello sceriffo ha ricevuto una chiamata dal signor Anderson Parker, manager dei grandi magazzini Home Mart, dicendo che una donna sconvolta urlava e rompeva vari oggetti nel negozio. È stata inviata una volante. Vuoi vedere che quella donna è il fantasma? Sì. Pronto? E qua? Del 97, bravo Valerio. Sì, hai ragione. Non ci avevo neanche pensato, onestamente. E qua? Che codice può esserci? È inquietantissimo comunque a guardare attraverso lo specchio. Mamma mia, oh. Mi chiedo cosa abbia da nascondere. Un'occhiata più da vicino nello specchio potrebbe rivelare la sua dipendenza. Cerca solo di non farla tua. Grazie, signore, per la telecamera a circuito chiuso. Non solo posso cogliere i ladri sul fatto, ma grazie al mio ingegno non mi dimenticherò mai il codice della mia cassaforte. È nascosto nelle lenti della videocamera di sicurezza. Ottimo lavoro, Anderson, complimenti. Quindi devo guardare questo io. Non c'è corrente. E che cazzo. Vabbè, ricordatemi che dopo c'è la telecamera da guardare, allora. È là in fondo la tipa, ma io non ho specchi da usare, quello è il problema. Ma che cazzo? Ah, ce n'è uno lì. Vabbè, ok, adesso andiamo. La corrente è esattamente dove non la voglio. Via. L'hotel di fobia, dici? Ma come abitazione oppure come complicatezza, diciamo? Oh, riesci a credere a tutta questa storia delle TVCC? Deve davvero tenerci d'occhio in ogni momento. Quel maniaco del controllo probabilmente mi sta guardando scrivere dal suo ufficio proprio ora. Forse i suoi impiegati precedenti hanno rubato qualcosa, ma noi non siamo così, vero, Dave? Come labirinto? Un pochino meglio, dai, più o meno. Qua lasciamo stare. Ok.
Ciao Deone. Ah, ma potevo usare questi qua per rompere, effettivamente. Vabbè, dai. Troppo tardi. Stanza del compressore. It's a punch card reader. It's unpowered. David, sei scemo. Hai dimenticato ancora di timbrare il cartellino. Sei davvero così stupido. Te l'ho infilato nell'armadietto. Di nuovo. Ines. Ok. Ci serve un armadietto. Sala macchine. Istruzioni per la scatola d'alimentazione. Questa scatola d'alimentazione è collegata alle seguenti stanze. Uffici. Stanza del manager. TVCC, ingresso, sala dello staff, stanza del compressore. Usare ogni leva per attivare o disattivare la corrente nella stanza corrispondente. La corrente è distribuita da sinistra a destra sulla scatola d'alimentazione. Attenzione, se si verifica un malfunzionamento elettrico in una delle stanze, la stanza della sua destra non riceverà elettricità finché la stanza interessata dal malfunzionamento non verrà disattivata. Ma che cazzo? Allora, qua ho tolto corrente dappertutto, ok? Il che è un problema non indifferente. Ciao Blank! Deone, è un gioco horror questo qua. È un gioco horror. Grazie per il follow. Ma come? Ma perché tu sei sempre in ritardo? Ma non capisco sta roba io, vabbè. Deone, tu che sei nuovo, lo sai che c'è il server Discord che è molto molto carino. Passa a fare un salto se ti piace, se hai voglia. Qua serve una moneta. Eccolo qua, qua c'è il cartellino. 5 HP, va bene, ok. Mi ha morso le chiappe prima, porca miseria. Ma che cazzo. Sei tornato dalle vacanze, oh... interessante. Dave, chiave dell'armadietto appartenente a Dave. Simpatico questo ceffo. Bene, dai. Bah! Dave è contento. Va bene. Qualcuno è in ritardo. Stai buono qua, eh. Porca miseria. Ha parlato di un ragazzo. L'ho visto al telegiornale della sera. Ha detto, è sempre stato un po' pazza. Ma non sapevamo fino a che punto. Hai rigiocato il gioco con gli zombie e le tizie in stile anime? Schoolgirl Zombie Hunter, forse, non so, boh. Ma lasciamo stare. 10 HP, ok, buono. Ho capito, non ne abbiamo. Vai a farti faxare. Go fax yourself. E ovviamente... vabbè. Gioca molto sull'inglese. Go fuck yourself, va bene. Aumenta la resistenza. Ok. E... basta dire che qua non c'è altro. Penna e foglietti adesivi. Un blocchetto di foglietti adesivi e una penna. Non so che farci. Però intanto li ha presi. Per cui evidentemente c'è il suo perché. C'è il suo perché. Allora, ma è normale che al momento non ci attacchi secondo voi la tipa? Ah, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Sala del personale. Allora, devo rialimentare la stanza. La stanza delle telecamere, volevo dire.
No! Non me l'aspettavo, perché era una posizione già esplorata, però vaffanculo, vai. Più un HP, wow. Che soddisfazione. It's blocked from the other side. Ok. Sì, sì, ho fatto un po' di accorgimenti, ho fatto un po' di accorgimenti. Sala macchine. Allora, stanza del compressore, vediamo un attimo, si capisce quale è quale? Questa è la stanza numero 5, per esempio. Boh. Proviamo questa, to. Ok. It's a punch card reader. It's on. Cartellino. Va bene. Vorg. Cosa ti sei perso? Ci indica un sacco di cose, eh. Ah, mi aiuti a salire? Ma che gentile. Cosa stai indicando adesso? Boh, vabbè. Ma quindi con il vetro rompe tutto? Bah, vabbè, ok. Dove cazzo sto andando io? Ma come? Ah, vabbè, ok. Abbiamo giocato a un horror, ho giocato a Sleeping Dogs. Abbiamo giocato a qualche gioco, insomma, tanto per cambiare. Ho migliorato tantissimo il server Discord. Ho intravisto una figura io lì, però non sono sicuro a sto punto. No, ma io come ci torno dopo là? Don't judge me, non mi giudicare. Lasciami da sola. Sono così dispiaciuta. Smettila di guardarmi. Loro stanno ridendo di me. Non ti sento, in che senso? Ciao Johnny! Alza il volume. Ah, ecco, sì, sì, infatti. Effettivamente non fa una piega. Devo attirarla qua. Tutte queste telecamere, cazzo. Jorge, finisci di disimballare e disponi ordinatamente tutte le nuove TV Shinitsu. Vedi che non succede a niente la nuova Shinitsu XXL. È il nostro fiore all'occhiello. Poi accendi tutto con l'interruttore vicino alla porta. Prima assicurati che riceva corrente. Anderson. Di che tratta questo horror? È un horror molto psicologico, ma in realtà è anche piuttosto movimentato, eh. Comunque, diciamo, astratto, direi, ecco. Quindi entità da uccidere, ambientazioni surreali, ecco, e roba varia. È bello, è bello. It's a fuse box. Un fusibile, eh. Ok.
Mi sento osservato. It works. No. Ah no no, è giusto. Bene. Ma... boh. È un po' ansiogeno, sì sì, sicuramente. Posso interagire con le TV anche, eh. Essere giudicata, osservata, guardata. Erano queste le cose da cui cercava così disperatamente di scappare. Aveva sempre gli occhi di tutti puntati addosso. Adesso arriverà, eh. Ops. Ah. Adesso credo che... eh no, questo qua manca. Secondo me si sta incazzando parecchio, eh. Dove... cazzo. Vieni qua, vieni qua. C'è anche un foglio qua. Altri due specchi rimanenti. Il mondo è migliore senza le anime spezzate. Portano solo dolore e infliggono il proprio agli altri. Anche tu sei un'anima spezzata? Questo qua, per i miei gusti personali, lo ritengo una spanna sopra a fobia, eh. Poi comunque sono due giochi diversi, ecco. Quello là è veramente un gioco simile a Resident Evil, questo qua è di un'altra natura. Però mi piace di più questo, ad esempio, fra i due. Mi piace di più questo. Qua è bloccato, allora usciamo di là. Mi verrebbe ansia se fossi da solo. In compagnia è tutto un po' più piacevole, ecco. Più piacevole. Adventure Escape. Sì, 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 sì. È più complesso l'altro. La progressione del livello, ecco, sì. Ah, ok. Devo togliere i fusibili. Devo togliere i fusibili, semplicemente. Ecco. Si passa da qua. Perfetto. Esposizione Shinitsu. Mamma cucinava, ora nel congelatore. Ho messo papà nella zona di carico. Prima dormiva vicino al camino a tutte le ore. Avevi coraggio in soffitta, fratellino. So che ora ti nascondi nel magazzino. Io? Oh, io stavo bene. Poi sbam, il fatto è avvenuto. Ora sono senza vita. Un cattivo rifiuto. Buonanotte, King. Buonanotte, buonanotte. Ah, ok. Devo indicare i punti. Che figo. It's a small rounded slot. È un piccolo slot rotondo. Ah. Ah, ok. Servono le statuine delle persone, allora. I need a coin. Una moneta... Staff, la maggior parte dei giocattoli sono andati persi nell'incidente. Terrò quest'area chiusa e coperta finché non arriverà la nuova collezione. Non entrate, al momento ho usato come magazzino. Ci sono scatole non aperte e uno specchio. Anderson, e poi sinceramente è inquietante. Ok.